Ma c'è un mondo che sembra lontano. In quel mondo, fuori dalla nostra terra, c'era il Movimento 5 Stelle. Dicevamo, sono venuti da un altro mondo, ed è venuto da un altro mondo forse oggi Fico, per la prima volta in televisione a Matrix. Buonasera. Buonasera. 2005 inizia in quel suo mondo, quello dei meet-up, quello che è dietro di me, a fare politica. Poi nel 2010 sfida Caldoro in campagna, nel 2011 sfida De Magistris, poi diventa parlamentare, presidente della Commissione di Vigilanza. Quanto prendevate all'epoca, nel 2010-2011, il vostro partito? Percentuali piccole, 2%, 3%. Abbiamo iniziato nel 2010 come Movimento 5 Stelle, in 5 regioni, come un esperimento, in 5 regioni d'Italia, tra cui c'era la Campania. Vi sentite in questa specie di costellazione dei partiti italiani, scusi, fuori da un altro mondo? Ora ci sentiamo ancora fuori in un altro mondo, perché quando ragioniamo in Parlamento ci rendiamo conto che le frequenze sono totalmente diverse. Qual è la che la rende diverso rispetto agli altri? Non è una questione di diversità, è una questione di obiettivi completamente diversi. Noi vogliamo fare una rivoluzione culturale nel paese che comprenda tutti i cittadini per una vita migliore attraverso il bene comune. È tutto lì. La politica come servizio, la politica come istituzione al servizio dei cittadini. Lei si candida ancora a questa seconda... Sì, sono candidato alle parlamentari del Movimento 5 Stelle. Cioè non è detto che... Non è detto, alle parlamentari. Quindi ci sarà una chiamiamola, competizione interna. Gli iscritti certificati potranno votare. La faccio scendere qua per terra. Sì, nel mondo di Matrix. Nel nostro mondo la faccio scendere con questi sondaggi, perché i sondaggi sono un po' finzione, eh? Matrix vive tra finzione e realtà, però è una finzione sulla quale si devono fare i conti. I sondaggi sono questi, che il Movimento 5 Stelle, secondo quello che risulta da Tecné dell'8 gennaio, quindi roba fresca, sì, avreste il 28,1%. Si aspettava che in 5 anni potesse il suo partito arrivare a diventare il primo partito italiano? Io non mi aspettavo che nel 2013 riuscissimo a entrare in quel modo in Parlamento, e mancava poco e avremmo vinto le elezioni politiche nazionali. E davvero fu un entusiasmo incredibile. E oggi non solo mantenere la nostra percentuale, ma addirittura aumentarla ci fa comprendere che abbiamo lavorato bene. Però non potete bene governare da soli, nonostante voi siate il primo partito col 28. Vedremo, perché lo sappiamo benissimo che i sondaggi lasciano il tempo che trovano, ma soprattutto io ricordo benissimo i sondaggi del 2013 che ci davano molto sotto a quello che poi realmente ne abbiamo preso. Cioè lei dice che i sondaggi un po' sottostimano. Cioè sì, secondo me sottostimano, anche perché il Movimento è sempre molto sotto traccia e fa delle campagne elettorali sui temi molto specifici e quindi può dare molto entusiasmo alle persone. Ma voi avete governato nel frattempo, anche se dal punto di vista amministrativo, Livorno, da un anno Roma, Torino, diciamo Parma, poi l'abbiamo perso. Stiamo facendo delle esperienze amministrative importantissime che ci stanno facendo crescere. Ma vi dico, questa roba qui però forse vi ha, mettendovi con i piedi veramente per terra, vi ha fatto capire che ci sono difficoltà, e anche i cittadini italiani, che forse non si può risolvere tutto in un paio d'anni. No, quindi non perdete... questo però noi non l'abbiamo detto neanche nel 2013. Non dico che l'avete detto, non dico la percezione... No, non si risolve tutto in 2 anni, si risolve tutto con la costruzione di progetti, con rimboccarsi le maniche, con umiltà e lavorare giorno per il bene comune. Secondo voi, secondo lei, la gestione amministrativa di queste città vi sta dando un più alle prossime elezioni politiche o il ritorno appunto con i piedi per terra vi sta dando qualche problema? Roma è un casino, i rifiuti, ne parlano tutti, Torino pure, ci sono delle critiche nei confronti del sindaco Appendino. Io non voglio entrare nel merito delle critiche, ma nella percezione. Non credo che la parola che lei ha usato sia giusta, casino. Casino, sì. Per il fatto che invece per la prima volta noi stiamo approntando definitivamente un piano rifiuti che farà uscire Roma e anche le altre città da alcune emergenze che ci sono state negli anni passati. Non si può fare tutto in un giorno, ma si costruisce un percorso, come gli impianti di compostaggio, la raccolta differenziata porta a porta spinta. Oggi abbiamo molto più raccolta differenziata a Roma rispetto al passato. L'1,5%. E così via. Molto più raccolta differenziata porta a porta a Roma rispetto a quando abbiamo iniziato ad amministrare Lei Roma. Lei nasce nei meetup, cioè stiamo parlando proprio della base, dell'inizio dell'attività. Stiamo parlando, sì, proprio delle riunioni fatte nei bar, nei pub. Mi dica la verità, c'è qualcuno dei suoi vecchi amici che la vedeva, amici o conoscenti che beccava nei meetup, dove? Di Napoli? Sì, sì, di Napoli. Che le ha detto, vabbè, mo vi siete un po', lei no, ma il movimento è diventato un'altra cosa. Il movimento per la sua... Non a lei, lo chiedo,
se qualcuno glielo sta dicendo, vi siete imborghesiti, una cosa così. No, però la risposta è sì, qualcuno ce lo dice, la risposta qualcuno ci dice tante cose, ma ciò che dico io è che il movimento per sua stessa natura è un movimento che muta, un movimento in evoluzione, un movimento che sbaglia, perché è in movimento, e quando tu sei in movimento devi fare tante cose, per cui poi puoi anche sia sbagliare sia fare delle cose stupende. Una delle vostre proposte, la scrivo qui, uno, sì, è la, io lo chiamo così, Volta Gabbana, va bene, la metto, sì, così, non so se si può proprio, si può dire Volta Gabbana, sì, meglio che casino. Sì, comunque, che è una figura il servizio odiata nel paese. Il servizio. Questa che si è appena conclusa è la legislatura più instabile della storia della Repubblica. 107 voti di fiducia, 3 governi, ma soprattutto un dato, 564 cambi di casacca tra Camera e Senato. Forse è per questo che in molti vorrebbero inserire il vincolo di mandato. Se sei eletto con un partito non puoi andare in un altro. Il Movimento 5 Stelle vuole mettere addirittura una multa da 100.000 euro ai suoi parlamentari. Se te ne vai, paghi. Del resto sono stati 347 i parlamentari che in questa legislatura si sono spostati da un partito all'altro, ovvero il 35% degli eletti. Il record spetta a Luigi Compagna, ben 9 cambi di casacca, tutti nel centrodestra, precisa lui. Tra i nomi illustri anche quello del presidente del Senato, Pietro Grasso, eletto nel PD e poi passato a Liberi e Uguali. Una scelta clamorosa anche quella di Roberto Calderoli, che dopo 30 anni lascia la Lega per il gruppo misto. Ma non è solo una moda maschile. Barbara Saltamartini ha cambiato schieramento 5 volte, da Forza Italia fino ad arrivare alla Lega, così come Daniela Santanchè, approdata a Fratelli d'Italia. Non succederà più che dico di sì, per farti contento. Ma il volto mediatico del cambiamento è quello di Denis Verdini, eletto nel centrodestra con la sua ala, ha sostenuto il governo di centrosinistra guidato da Matteo Renzi. Chi ci ha rimesso di più in questa legislatura? Forza Italia ha perso 56 senatori, il Movimento 5 Stelle 19. A guadagnarci soprattutto i partiti di centro, in particolare quello di Alfano, con 40 senatori. Alla Camera sempre Forza Italia è la più abbandonata, con 54 deputati, davanti ai 36 del PD e ai 21 del Movimento 5 Stelle. Ma non succederà più nella prossima legislatura, ne siamo convinti? Non succederà più, almeno per... Allora, sì, ovviamente Usai usa sempre Claudia Mori anche per omaggiare suo marito per gli 80 anni, però sono 80 anni che parliamo di Volta Gabbana, anzi di più degli 80 anni che si parla di Volta Gabbana in questo, sì, paese. Sì, è uno scandalo che avviene costantemente nel nostro paese, ne abbiamo, da quando sono entrato in Parlamento subito ho visto che tantissime persone elette con un partito, tantissimi deputati e senatori sono andati in un altro, e allora bisogna comprendere anche un po' che cosa significa allora essere eletti in un partito con un programma. Il PD è arrivato in Parlamento insieme a Sel e dopo pochissimo non erano più insieme, c'era tutt'altra maggioranza. Verdini che appoggiava la maggioranza di governo, Berlusconi che appoggiava la maggioranza del governo Letta, abbiamo cambiato Letta, Renzi, Gentiloni con maggioranze variabili, e tutti si spostavano a secondo la convenienza, a secondo il peso politico che si voleva dare all'interno del governo, magari per avere una poltrona. Questo deve finire e finirà con il Movimento 5 Stelle. Franco Pechis, direttore del Corriere dell'Umbria, è in collegamento con noi. Franco, buonasera. 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 Franco, tante volte, io qua la dico semplice perché i grandi costituzionalisti ci spiegano che c'è nella nostra carta fondante che il vincolo di mandato non si deve, cioè l'obbligo a rimanere nel proprio, sostanzialmente nel proprio partito e rispondere agli elettori che ti hanno votato in un partito e non... farti cambiare casacca, dicono è previsto dalla Costituzione, dicono è stata fatta contro il fascismo, poi però i giornali sui Volta Gabbana ogni volta che uno cambia partito fanno un casino pazzesco, gli stessi giornali che dicono invece di rispettare la Costituzione. Il Movimento 5 Stelle si inventa questa multa, la propone nella sua, diciamo, nel suo programma. Cosa dobbiamo pensare, Franco? Stiamo facendo un'operazione di ritorno al passato o di buonsenso rispetto ai cambi di casacca? Allora, loro pongono in maniera un po', diciamo, netta e decisa un tema che c'è, cioè quando non hai più a riferimento gli elettori, certo,
non c'è rispetto per quello che la gente ha scelto. Il tema è vero, il Movimento 5 Stelle, bisogna dire, ha passato l'estate scorsa a andare in giro per l'Italia a difendere il testo della Costituzione, la Costituzione vieterebbe quello che loro dicono. Poi in Voltagabbana bisogna vedere quali sono, cioè pongo un tema un po' provocatorio, ma la gente che ha votato PD nel 2013 ha votato un PD che aveva un programma. Quel programma era quello di Bersani, Grasso, di quelli che oggi sono i Liberi Uguali. Allora, quali sono i Voltagabbana di questa vicenda? Perché io ho l'impressione che rispetto al voto chiesto nel 2013, i Voltagabbana sono quelli che sono rimasti nel PD. E quindi chiaro, il tema diciamo, si presta poi evidentemente a delle strumentalizzazioni. Beh, dice, in effetti sì, ha ragione Bechis, il tema c'è, è un tema importante, noi cerchiamo di sollevarlo all'opinione pubblica e troviamo delle strade per risolverlo anche tramite i regolamenti parlamentari. Però voi siete il partito dell'onestà e della legalità, no? Onestà, onestà, onestà. In questo c'è una violazione, secondo me, ma l'abbiamo detto anche con Bechis, a buon fine, però c'è una violazione della legge più importante. Sì, che noi abbiamo difeso la Costituzione a spada tratta, siamo riusciti, secondo me, con grande merito a far prevalere il no e praticamente dare una mazzata incredibile a Renzi e al suo governo. Quindi noi faremo tutte le nostre scelte nelle sedi appropriate, che sono quelle parlamentari. Lei pensa che tutti quanti dovranno firmare questo contratto, quindi prima di essere candidati? Sì, questo è già firmato, perché all'atto della scelta che delle parlamentari del Movimento 5 Stelle firmi questo codice. Senta, lei era molto vicino a Casaleggio, che è stato un ideatore del Movimento. Lei pensa che questo tema, cioè del fatto che c'è un algoritmo, c'è Rousseau, c'è una società esterna, vi possa danneggiare da un punto di vista di democrazia? Però non di... c'è... No, mi dica meglio. Sì, non prego. C'è una società esterna, c'è un'associazione senza scopo di lucro, che è l'associazione Rousseau, sì, che dà una mano fondamentale tecnica per sviluppare il software attraverso il quale attivisti certificati parlamentari esercitano la democrazia. Per farle fare un esempio a tutti, noi riusciamo online anche a discutere le leggi, le presentiamo anche online per un certo periodo e per 3 mesi le discutiamo, le persone prevedono emendamenti e noi poi prendiamo quegli emendamenti e cerchiamo di riproporli all'interno della legge. È solo sviluppo... una piattaforma, è solo una roba sì, tecnica. Certo, una piattaforma attraverso il quale, la quale ci sarà hanno le parlamentari del Movimento 5 Stelle, quindi una scelta degli iscritti però rispetto è... a chi sarà candidato. Quanti sono le persone che hanno partecipato a questa ricerca delle parlamentari, alle parlamentarie? Sono tantissime, 15.000, ma adesso il numero circa si avvicina a 15.000. Ed è il numero che poi conosceremo da qui a breve, quando poi verranno indette le parlamentari. E chi deciderà? Decideranno tutti gli iscritti, le faccio un esempio per capirci. Vale. Io sono candidato nel collegio plurinominale di Napoli, sì, e gli iscritti certificati del Movimento 5 Stelle decideranno votando chi sarà candidato nel collegio plurinominale di Napoli. Bechis. No, secondo me questo è un modo di democrazia diretta tra i propri militanti. Il dilemma è poi, è vero che quello è un punto di riferimento, ma il Movimento 5 Stelle prende molti più voti fuori dalla militanza e talvolta ha difficoltà a rapportarsi con quell'elettorato che non è militante in sé per sé, lo fa con una certa scelta. È un po' quel salto di maturità e anche di visione lo deve fare. Non stare chiuso soltanto nelle discussioni che spesso sono infinite con i propri iscritti e militanti. Questo ma devo dire che vale un po' per tutti. Fuori, sì. Sì. Li ha scelti. In generale ogni movimento partito di solito prende più voti rispetto alla militanza, però è molto importante il concetto di partecipazione. Oggi noi dobbiamo fare una grande rivoluzione nel Paese e anche se siamo avanti su alcune tematiche è chiaro che ci voglia la partecipazione di tutti e non pensare come al solito di delegare il giorno delle elezioni e poi ognuno perché va per la propria strada. Perché avete aperto la possibilità alle parlamentari? Il Paese deve partecipare.
Perché Fico avete aperto le parlamentarie, come fanno peraltro gli altri, anche agli indagati? Io non so in questo momento gli altri come stanno scegliendo i loro candidati, magari li sceglie Renzi per la sua quota, la segreteria del Partito Democratico o altri per la propria quota, chi sceglie in Forza Italia i candidati? Anzi, io so che i candidati in Forza Italia e anche nel Partito Democratico pagano 30, 40, 50 mila euro per quanto essere pagano, candidati. Poi, però quanto pagano invece i vostri noi candidati? Noi zero. No, alla fine se vengono eletti devono pagare, è corretto? Perché no, visto che paghiamo niente. Non date dei soldi indietro alla piattaforma per il costo del... Noi nel codice saranno 300 euro che verseremo al mese al supporto tecnologico per far esercitare la democrazia diretta a tutti gli attivisti, ma non per candidarsi. Noi per candidarsi paghiamo zero, gli altri partiti per far candidare i propri candidati pagano anche 50, 30, 40 mila euro, quindi ti dovrai fare un prestito in banca e se sei in Parlamento e poi magari sei fuori sei rovinato e quindi sei già sotto ricatto prima di entrare in Parlamento. Anche se devo pagare 100 mila euro sono rovinato, Sei rovinato nel senso che tu hai aderito a delle cose e quelle cose vanno... Le devi rispettare. Invece è un altro sistema quello. Ancora sul programma, voglio andare sul programma. Prima questione che è molto popolare, questa cosa del volto a gabbana, perché in sostanza c'è una multa con la speranza quindi che chi viene eletto come Movimento 5 Stelle non possa cambiare partito e soprattutto non voti la fiducia a un governo diverso. Sì, si cerca di mettere delle regole per cui non arrivi in Parlamento con il Movimento e magari non saresti mai stato eletto e poi arrivi in Parlamento e fai i cavoli tuoi. Questo non può essere permesso. Greta, buonasera. Buonasera. C'è un altro tema importante nel dibattito politico del Movimento 5 Stelle ed è quello se uscire o meno dall'euro. Ed è Luigi Di Maio, leader del Movimento, che in quest'ultimo anno ci sono state tre sue prese di posizione che ci fanno capire un po' in che modo sia cambiata la sua idea proprio sull'euro. Perché cosa diceva Di Maio nel gennaio 2017, quindi esattamente un anno fa? Abbiamo sempre chiesto, e lo ribadiremo, che all'Italia serve un referendum affinché i cittadini decidano se restare o no nell'euro. Dobbiamo tornare alla moneta sovrana. Quindi è una presa di posizione chiara, no? È netta, insomma, senza dubbi. Poi, un anno dopo, dicembre 2017, se si dovesse arrivare al referendum sull'euro, che considero un'extrema ratio, è chiaro che io voterei per l'uscita. Quindi è un po' più morbido Di Maio qualche mese fa, fino ad arrivare proprio a ieri. Di Maio cosa dichiara il 9 gennaio del 2018? Non credo sia il momento di uscirne, anche perché l'asse franco-tedesco non è più così forte. Il referendum sull'euro è un'extrema ratio che spero non ci sia. Quindi un'altra posizione. Rispetto... Secondo tema importante e riguarda non soltanto il suo partito, ma riguarda un altro partito che parlava dell'euro, uscita e non uscita, però il suo partito, visto che è qua, glielo chiedo a lei, certo. Riguarda l'euro. Posizione sulla moneta unica. Chiara, così fotografiamo la posizione del Presidente della Commissione di Vigilanza del Movimento 5 Stelle. Si può fotografare in questo modo. Prima di tutto, l'Europa è un ecosistema all'interno del quale agisce la moneta unica, agisce la Banca Centrale Europea, agiscono il Compact. Ora, noi quando ci siamo candidati alle elezioni europee, le ultime elezioni europee, dove abbiamo eletto per la prima volta i nostri parlamentari europei, abbiamo fatto questo ragionamento ed è scritto nel nostro programma, quindi basta andarlo a vedere. Chiedevamo la condivisione del debito tramite le emissioni delle Eurobond alla Banca Centrale Europea. Cioè un bot europeo. Per far sì anche che finalmente ci sia un processo di solidarizzazione tra paesi più forti e paesi meno forti. L'uscita e la revisione totale del Fiscal Compact, che così come strutturato non va bene. Cos'è il Fiscal Compact? La revisione del patto di stabilità. Cioè dobbiamo ridurre la nostra montagna di debito, però all'interno poi del Fiscal Compact agiscono anche degli altri fattori come il patto di stabilità. Però il patto di stabilità è molto importante perché poi non si può sforare più del 3% e quindi anche gli investimenti poi non si riescono a fare. Ed è un cane che si morde la coda. In questo aspetto agisce anche la moneta unica e qui allora bisogna dire, noi abbiamo chiesto gli Eurobond, abbiamo chiesto la ricontrattazione del Fiscal Compact, che se tutte queste cose agiscono è chiaro che anche la dinamica euro può cambiare, quindi si deve andare sul tavolo dell'Europa e contrattare per tutte queste tipologie. Per esempio, e se loro non ci stanno, allora la parola deve passare al popolo con un referendum sul rimanere o meno, sul restare o meno nella moneta unica, e facciamo un referendum consultivo. Consultivo.
Beh, ovvio, perché non si può fare attività. Perciò lei dice che il referendum, se non accettano queste revisioni importanti del fiscal compact, comunque un referendum consultivo si deve fare. E lei voterebbe come un referendum consultivo in quel caso, se non ci accettasse l'Europa su questi nostri cambiamenti? La dinamica è che nel momento in cui l'Eurobond no, il fiscal compact no, il patto di stabilità no, l'uscita del pareggio di bilancio dalla Costituzione, allora a quel punto sì. Lei non pensa, lo dicono alcuni, che il costo... Però da noi nessuno nel nostro paese, all'epoca Ciampi e Prodi, quando entrammo nel sistema monetario europeo e poi nell'euro, ci chiesero ma cosa ne pensiamo. Allora l'importante è anche riuscire, ma lo dico proprio per la democrazia in generale, riuscire a sviluppare un dibattito pubblico che sia vero, che sia centrale, che sia informato, anche per far crescere il livello di informazione rispetto alla questione di tutti i cittadini italiani e poter anche discutere nel modo giusto. Onorevole Fico, io non so se soltanto io questa impressione, poi lo chiedo anche a Becchi, secondo me la mia impressione è che nel suo DNA, se lo faccia dire, ancora senza cravatta, senza giacca, ancora fuori in quel mondo che facciamo vedere, rimane ancora il meetup, cioè quello di dire avete rotto le scatole su questo euro fatto dai burocrati brussellesi in maniera più forte rispetto a Di Maio in questo momento. Mi sembra più... Noi abbiamo... Guardi, è un termine... Il movimento. Più connesso alla vostra base. No, io... Non c'è questo punto. Il punto fondamentale è questo. Un'Europa che è diventata un'Europa di burocrati, un'Europa solo sviluppata sulla finanza, un'Europa che non è solidale, un'Europa che si è comportata in quel modo con la Grecia, quando noi andammo a sostenere il referendum di Tsipras, un'Europa che praticamente dà in pasto agli stranieri, i cinesi, i porti del Pireo e così via, in Grecia parlo in questo momento, è chiaro che è un'Europa che non mi rappresenta e non rappresenta il Movimento 5 Stelle. Allora dobbiamo ridiscutere anche il concetto di Europa, ma l'Europa è dentro di me. A 20 anni io ho avuto l'idea di viaggiare in Europa, sono stato in Europa, sono andato a studiare scienze sociali ad Helsinki, quindi la sento forte dentro di me, però il sogno è soprattutto di cooperazione e di solidarietà, il sogno non è di banche, finanze, burocratizzazione. Secondo me il tema che loro pongono è un tema reale, cioè quando noi abbiamo dato i dati ieri sulla disoccupazione, abbiamo dato dei dati che erano positivi, finalmente ci sono meno disoccupati. Quel risultato però è il 24esimo su 28 all'interno dell'Europa. E l'Italia stabilmente dal 2008, dal 2001 a oggi, sta sempre in quei posti della classifica, cioè negli ultimi 5 posti ci sarà una ragione. Probabilmente il tema delle regole che sono state poste, non solo lì ma anche nel sistema bancario, che accompagnano il tema dell'euro, sono una gabbia per questo paese che ha un'economia diversa dagli altri, cioè non c'è nessun altro paese che ha tutte le piccole e medie imprese, il rapporto che avevano con le banche territoriali come l'Italia. E dovremmo mettere insieme gli economisti e dire perché, pur avendo tentato ricette economiche diverse in questi anni, anche molto diverse fra loro, siamo sempre agli ultimi posti della classifica. Ne parliamo tra poco perché... Poi finale del ragionamento che vorremmo fare con l'onorevole Fico, le voglio far vedere chi è ritornato al centro di questo mondo, che è la galassia in cui voi siete arrivati, non era al centro di questo mondo quando voi siete arrivati in Parlamento, ma probabilmente lo ritornerà il 4 marzo, il servizio di Banfi. Vista da fuori dall'Economist, la questione delle elezioni italiane del 4 marzo in fondo è semplice. La paura è un governo a guida Movimento 5 Stelle che decida di rompere il patto fiscale e mettere in dubbio il trattato dell'euro. Lo dice il giornalista inglese Bill Emmott, a suo tempo grande avversario di Berlusconi, colui che firmò i servizi di questa famosa copertina nel 2001. Why Berlusconi is unfit to lead Italy? Perché Berlusconi non è adatto a governare l'Italia. Oggi lo stesso Emmott si è ricreduto e scrive: e se Silvio Berlusconi finisse per essere il salvatore politico dell'Italia, non escludetelo. Un altro grande avversario storico del Cavaliere si era espresso in modo simile. Sentite Eugenio Scalfari, fondatore storico di Repubblica, da Floris alla 7 lo scorso novembre. Se lei dovesse trovarsi a scegliere tra votare Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio, oppure se dovesse sapere che il paese va in mano a Silvio Berlusconi o a Luigi Di Maio, lei cosa si augurerebbe? Berlusconi è un attore autore. Cioè lui sceglie lui il tema, ma lui lo interpreta.
si fiderebbe più di lui. Che recita il suo testo. Un cantautore, diciamo. Allora... Senta, lei se dovesse scegliere tra Di Maio e Berlusconi, affidare il paese a uno dei due, quale sceglierebbe? Sceglierei Berlusconi. 7 anni dopo è l'occasione di un ritorno decisivo sulla scena politica per Silvio Berlusconi, in versione di kingmaker, di regista del centrodestra, ma anche di persona saggia, esperta, capace di rassicurare un elettorato che alla fine vuole stabilità. Emmo e Scalfari sono espressione di parte dell'establishment della sinistra europea che, pur avendo avversato nel passato in modo anche fanatico e ossessivo lo stesso Berlusconi, vi ricordate le 10 domande di Repubblica, oggi si rendono conto che può essere un argine importante all'improvvisazione incompetente del populismo grillino. È una partita fra noi due belli. Turatevi il naso, disse Indro Montanelli con uno slogan memorabile per spingere i moderati e i laici a votare DC contro il Partito Comunista. Lo slogan potrebbe essere applicato anche questa volta ai progressisti che temono la presa del potere dei 5 Stelle. Lei del me. Sarà alla fine infatti un derby, una corsa a due, piaccia o no, con la sinistra divisa fra Renzi e D'Alema, la sfida vera sarà tra centrodestra e 5 Stelle. E così, la sfida vera è ormai tra il Movimento 5 Stelle, almeno nei sondaggi, l'aggregazione... Tanto nel servizio vi sa, noi erano immagini del presente, quelle di Berlusconi erano immagini del passato, giusto per come montaggio di video. In ogni... C'era insieme all'albero di Natale la settimana scorsa. In ogni caso, essere qui e vedere ancora la possibilità che ci sia in qualche modo e c'è, Berlusconi mi fa rabbrividire, ma mi fa rabbrividire perché Berlusconi è una persona che ad Arcore ha tenuto per un anno un mafioso in casa che si chiama Mangano e che i suoi collaboratori come Dell'Utri, che adesso è in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa ed è il braccio vero destro di Berlusconi ed è in carcere con sentenza in via definitiva. C'è anche un processo di revisione, è una persona ed è un modo, è un modello che non può rappresentare. C'è un processo di revisione però per quella sentenza. Processo di revisione perché la Corte dei diritti europei ha detto che quella sentenza. Dell'Utri è in carcere, l'ha messo in carcere la giustizia italiana e quindi per me è una sentenza definitiva. Io ho letto la sentenza e quella è una brutta, terribile sentenza, è una pagina nera per la storia del nostro paese, non può essere dimenticata facendo un po' il buffone in giro. Buffone a chi lo dice? A Berlusconi. Ma perché dice buffone a Berlusconi? Perché secondo me è un modello totalmente sbagliato, un modello nelle sentenze che non può essere sviluppato nel nostro paese, nelle sentenze, perché se leggiamo la sentenza di Dell'Utri, nella sentenza di Dell'Utri c'è scritto che Dell'Utri garantiva soldi alla mafia e protezione a Silvio Berlusconi, una persona che si tiene un mafioso in casa per un anno, facendo finta che era uno stalliere, io posso... mai pensare che può essere in un paese dove persistono mafie come la mafia, l'andrangheta, la camorra, può essere una persona a cui dare il paese o dare anche solamente un voto? Personalmente no, è chiaro che poi gli italiani lo votano, ognuno ha il diritto poi di fare ciò che vuole, però secondo me non può rappresentare il nostro paese, ha avuto sempre un problema di grosso imbarazzo e anche di grossa rabbia rispetto all'Italia che non si è resa conto di che persona fosse Berlusconi e secondo me va chiarita. Secondo lei, e non va dimenticato. Secondo lei, visto che... Ma con rispetto anche per tutte le persone che onestamente votano tutti i movimenti e tutti i partiti, perché le bruciature le abbiamo prese tutti da ogni lato, destra, sinistra, però oggi, nel 2017, parlare ancora di Silvio Berlusconi, secondo me pone un problema e l'Italia deve riuscire a fare un salto in avanti e possiamo farlo tutti insieme. Ma il fatto di demonizzare Berlusconi dicendo, perché mi ha colpito la frase irriguardosa nei confronti di Berlusconi, cioè buffone, perché è una frase che la sinistra ha usato per tanto tempo e in questo servizio si serviva proprio a vedere questo, cioè quelli che per 20 anni hanno dato del buffone a Berlusconi. Poi hanno perso. Non solo hanno perso, ma poi si sono dovuti ricredere perché poi dopo l'uomo non mi posso ricredere. Sì, sì, ma questo non lo dubbio quello che dice. Ma non sul buffone in sé, proprio. Non penso di vederla come Scalfari a 80 anni che si ricreda, ecco, sicuro? A 80 anni non la vedo che le chiedo se preferisce Berlusconi o il prossimo... Ma a 80 anni non sarò intervistato.
perché lei ha finito la carriera politica fra 4 anni, però il tema vero è che ho capito bene che la sua, il suo, diciamo, il bersaglio del Movimento 5 Stelle oggi è Berlusconi per motivi proprio ontologici, non va bene Berlusconi, non può essere il rappresentante di nessuno, questo è il tema vostro oggi. Il tema è una persona che è andata già al governo, giusto? È stato presidente del Consiglio. No, sto facendo un altro discorso, adesso se vuole parliamo di politica, però stavo chiedendo, è un problema personale, questo voglio capire. Io ho un problema da vari aspetti, su vari aspetti sì. Con Silvio Berlusconi. Primo perché secondo me è eticamente non corretto. È una persona che agisce nel conflitto di interessi in questo paese anche per colpa sua e della sinistra che è stata complice. Non si è fatto il conflitto di interessi che poteva aiutare il paese, perché lui è il simbolo del conflitto di interessi nelle televisioni, nella stampa, nelle proprietà che ha, e quindi il paese è rimasto indietro anche su questa questione. E oltretutto persona che è stata al governo del nostro paese, parlava di 1 milione di posti di lavoro, oggi parla dell'abolizione del Jobs Act perché rende le persone precarie nel lavoro, e invece sotto il suo governo ha reso le persone precarissime con la legge Biagi, e il ministro del lavoro era all'epoca, se non sbaglio, Sacconi o Maroni, sì, della Lega, e così via. Quindi, ma anche lei vuole l'abolizione del Jobs Act, immagino. Certo, però noi la faremo, non abbiamo avuto l'opportunità di fare e non abbiamo fatto. Queste persone sono tutte persone che hanno avuto l'opportunità di fare e non hanno fatto. Il Movimento 5 Stelle, scusi la banalità della domanda, perché so che potrebbe rispondermi che domanda dell'Ottocento sì. Che mi fa, è un movimento di sinistra o un movimento... È un movimento post-ideologico, un movimento dove all'interno ci sono persone che votavano a sinistra, persone che votavano a destra. Oggi stiamo cercando di costruire una nuova fase della vita politica italiana. Le faccio delle domande velocissime da questionario di Proust. Lei preferisce dalla torre, abbiamo appena parlato Berlusconi, se proprio ne dobbiamo gettare uno, Berlusconi o Renzi? Io verrò licenziato domani mattina, ovviamente, quindi stia attento per favore, perché la sola idea che si possa gettare Berlusconi e Renzi. Io li lascio sulla torre e insieme al popolo italiano costruiamo un'altra torre. Che è la risposta, piena di silos facciamo sto paese. No, perché noi dobbiamo costruire alle fondamenta un altro tipo di percorso, quindi è bene che rimangano là ONG, insieme, hanno governato insieme. Hanno governato insieme, dice lei, quindi tutti e due sulla torre o tutti e due... Sì. ONG, Di Maio proprio qua, nella sua sedia, la sparate grossa, ha detto le ONG sono complici, taxi, lei che cosa ne pensa? Delle ONG che hanno comunque fatto un grande lavoro nel Mediterraneo. Ius Soli, lo vuole o non lo vuole? Lo Ius Soli, io personalmente allo Ius Soli sono d'accordo, però in questa legge non possiamo parlare di Ius Soli, perché lo Ius Soli è un'altra cosa. Qui è più uno Ius Culture che dopo un periodo scolastico si richiede la cittadinanza a persone che sono figlie di persone che sono qui residenti, che pagano le tasse, che hanno un permesso di soggiorno lungo, ma è un io personalmente allo Ius Soli sono d'accordo. Presidente della Commissione di Vigilanza della RAI, un po' le è dispiaciuto vedere Di Maio proprio quando voi state facendo la battaglia contro Fazio e no, Vespa. Perché noi dobbiamo prendere oggi gli spazi della par condicio, ma sappiamo benissimo che dobbiamo allo stesso tempo fare la battaglia sui contratti artistici che devono aggirare il tetto dei 2,40 per guadagnare come Vespa 1.100.000 all'anno. Lei aveva un lavoro prima di fare parlamentare, mi corregga se sbaglio, ne ha fatti alcuni di lavori, lavorato anche in un call center di una società di telefonia. Tanti anni fa. Ha fatto un sacco di lavori. Come? Alcuni suoi colleghi non hanno mai fatto nessun lavoro nella vita loro, perché giovani. Le chiedo un po' di esperienza lavorativa, perché è un'altra delle critiche che si fanno ai vostri nuovi amministratori locali, un po' di esperienza lavorativa, anche la più basica, serve per far politica? Certo, ma io tutte le persone del movimento che conosco prima lavoravano, molte hanno chiesto l'aspettativa perché sono state elette, quindi assolutamente serve. Dopo la politica lavorare. Cosa fa Fico? Dopo la politica tornerò a lavorare e tornerò alla vita normale di tutti i giorni. Ma si può fare a meno della politica? Si può fare a meno della politica all'interno delle istituzioni, ma la politica nella vita quotidiana c'è sempre. E rispetta la scelta di Battista, immagino, di non fare più politica, però le dispiace l'idea che un... Alessandro ha deciso di non fare più in questo giro politica a livello istituzionale, ma lui la politica la fa sempre. Grazie Fico. Grazie.